My life be like, ooh, ah, yeah, ooh. My life be like, yeah. Ciao ragazzi, oggi siamo con la nuova Audi RS5, più lunga di 7 cm del modello precedente, con linee più definite e più scolpite che mettono in risalto le particolarità sportive della vettura. L'auto quindi riesce a rimanere elegante senza risultare troppo appariscente. Per i gruppi ottici dell'RS5 viene introdotta la tecnologia Matrix, sia per i fari anteriori che per i fari posteriori. E anche in questo modello ritroviamo il Virtual Cockpit presente in tutta la gamma Audi. I cavalli dell'RS5 rimangono 450. Quello che cambia radicalmente è il motore, che a differenza del 4002 V8 aspirato del precedente modello, acquista due turbo e un motore più piccolo, ossia 2009 V6, che riesce a spingere l'auto da 0 a 100 in 3.9 secondi. Per quanto riguarda gli interni dell'RS5, Audi non delude mai. Gli interni sono sempre curati nei minimi particolari, con materiali ottimi. Infatti in questa RS5 troviamo un pelle misto alcantara nelle rifiniture delle portiere, con la plancia in alluminio che ricorda il disegno del carbonio. Molto belli anche i sedili, che richiamano la classica fantasia indodate e riescono a essere allo stesso tempo sportivi ed comodi. Parlando della guida dell'RS5, l'RS5 è un'auto che può essere usata tranquillamente come auto da tutti i giorni se portata a bassi regimi. E anche se la posizione di guida è quella di una macchina sportiva, ossia molto ribassata e molto schiacciata, la guida comunque risulta essere comoda. Ovviamente la situazione cambia quando viene selezionata la modalità Dynamic, ossia la modalità più sportiva dell'auto. La trazione dell'RS5 è la classica trazione 4 Audi, che però in questo caso viene anche ripartita col 60% di potenza nel posteriore per bilanciare la macchina. Guidando l'auto anche ad alti regimi, il motore V6 sembra voler spingere anche dopo il limitatore, raggiungendo comunque non il pieno della sua potenza. In sintesi quindi, l'RS5 alla guida si dimostra molto intuitiva, concede una guida molto pulita, anche concedendosi qualche piccola distrazione la macchina si presenta sempre molto gestibile, soprattutto nell'uscita delle curve, dove grazie alla sua coppia e alla sua trazione mantiene un'alta aderenza anche su superfici molto lisce. L'unica piccola pecca della vettura, a mio parere, è il sound,
perché è troppo silenzioso per essere comunque il sound di una vettura da 450 cavalli.